sanno che ora è. È l'ora dei token, metti like e vieni qua. È l'ora dei token. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dei Talker. Qui con me, come sempre, ci sono Nicola, Rosaria e Gabriele. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. L'ospite di questa sera è un giovane artista e nonostante i suoi 29 anni è riuscito ad affermarsi in diverse discipline artistiche. Ad oggi ha scritto più di 40 sceneggiature, girato 20 cortometraggi, 10 lungometraggi e 5 documentari. È qui con noi Donato Leoni. Ciao Donato! Grazie, ciao a tutti. Una presentazione così neanche a Sanremo, veramente. Bellissimo. Come non fare imbarazzare una persona davanti alla videocamera? Io già sono imbarazzato. Però non si vede, però non si vede. La luce ti maschera parecchio. Intanto complimenti per tutto, grazie. Per tutto quello che hai fatto e per quello che farai. E grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e complimenti a voi per questo, per lo spazio che date ad un sacco di artisti. Eccomi qua, allora. Adesso ti prendo. Allora, ti prendi. In che senso? Siamo ancora in fascia protetta, attenzione. Sei sotto le mie criptere. Allora, Donato, sei nato praticamente col latte, i tuoi genitori che sono anche loro artisti, tuo nonno, hai preso degli spunti non indifferenti su questo campo. Volevo sapere quando è nato il te stesso artista e in quale settore ti vedi più a tuo agio. Io fin da piccolissimo, fin da quando avevo 4 anni, già cantavo da tenore lirico, fra virgolette, cioè nel senso andavo appresso a mio nonno che era un tenore lirico, su opere come Celeste Ida, Nessun Dorma, O Sole Mio, cioè su varie romanze e opere, però io non me ne accorgevo, per me era ovviamente la cosa più naturale del mondo. Idem andando avanti, quindi in realtà io ti posso rispondere quando ecco ho preso veramente coscienza di entrare a far parte di questo. Fin da piccolo mi piaceva tantissimo farmi dei film mentali, come ci facciamo un po' tutti, ma soprattutto mi interessava molto la colonna sonora dei miei film mentali, cioè mi piaceva associare mentalmente delle immagini con delle musiche. E quando spiegai in maniera molto così da ragazzino, perché avevo 10 anni, spiegai questa cosa a mio nonno mi disse: beh, dovresti fare il regista, cioè, al di là dell'attore, del tenore, perché poi per mio nonno io sono sempre stato un potenziale tenore, per mia madre sarei sempre stato un potenziale attore e io volevo fare il regista. Già a 12 anni con il primo Windows Movie Maker provai a montare dei video casalinghi proprio girati in casa. La parte che mi piaceva di più era associare le musiche a queste immagini in movimento, no? Sia immagini in movimento sia proprio dei veri e propri video. E poi da lì ho iniziato a girare dei cortometraggi per conto mio. Poi più avanti ho frequentato un corso a Cinecittà Studios per videomaking, mi sono iscritto all'artistico quando ho fatto 14 anni e poi vabbè c'è stata l'università del DAMS con la laurea in cinema e produzioni televisive. Tutto è partito da quella giornata in cui mio nonno mi disse: guarda, tu dovresti fare regista se hai questa passione, se ti senti portato a fare questo. Io gli dissi: guarda nonno, io mi sento che sono bravo ad associare a delle scene una colonna sonora, quindi per un attimo pensavo pure di poter fare il compositore magari, no? E però quando poi appunto ho visto montando questi video, ho visto che mi piaceva, che mi sembrava di essere portato, e quindi ho preso coscienza di voler diventare un regista, ecco, ma già dagli 11 anni praticamente. Io invece, dato che parlavi proprio di tuo nonno, allora tu, abbiamo capito, sei molto poliedrico e sai fare un po' tutto. Ma io so anche stare, stirare volendo. Secondo te questa camicia è stirata bene? Guarda, a me stirare non piace. Io stiro, sai con cosa? Con la pistola a vapore, che altrimenti col ferro da stiro classico stai 3 ore. Intervista sui ferri da stiro, vedi, possiamo fare l'angolo con ferri da stiro con Donato Leoni, dovrebbe essere interessante. Io volevo soffermarmi invece sul canto e sulla musica, che comunque è una cosa che è nata anche quella dal tuo rapporto con tuo nonno, anche se tuo nonno ti diceva fai il regista, no? Quindi volevo capire in che modo lui ti avesse trasmesso questa passione per la musica e volevo che ci parlassi un po' della tua attività di tenore. Beh, allora guarda, mio nonno per me era tutto, perché io sono stato cresciuto dai miei nonni materni, nonna Gabriella e nonno Giancarlo, perché purtroppo mia madre era molto malata, non mi poteva crescere proprio fisicamente parlando, e mio padre ha divorziato da mia madre quando avevo 1 anno, quindi non l'ho quasi mai visto fino a quando non ho compiuto i 14 anni d'età. Per me nonna la chiamavo mamma e nonno lo chiamavo papà,
quindi per me mio padre è sempre stato mio nonno, e io avevo un rapporto particolarmente speciale con mio nonno. Mi ha trasmesso queste, ma sempre volontariamente, cioè nel senso, lui in casa cantava spesso, faceva molto allenamento prima dei suoi concerti, prima delle sue opere, prima anche delle serate che andava a fare, perché lui faceva anche delle serate in alcuni locali, quindi stava sempre a cantare. Quindi io mi sono iniziato ad appassionare, come dicevo, fin da piccolo, già da quando avevo 4 anni sentivo lui cantare, ho sentito una volta, due, la terza volta già sapevo le parole e gli andavo dietro, e mi innamorai di queste storie così melodrammatiche, no? Appunto melodramma, così intense, piene di emozioni, appunto suicidi, grandi storie d'amore, omicidi per amore, insomma delle cose che mi emozionavano tantissimo, no? A me mi prendeva la pelle d'oca quando mio nonno mi faceva vedere delle opere in quelle videocassette, lui aveva tutta la collezione delle opere in videocassette. A me prendeva proprio la pelle d'oca, tutti i peli drizzati delle braccia, perché mi piacevano. Io mi commuovevo già a 5 anni vedendo la Bohème, no? Anche se poi ne capivo veramente il 20%, perché ero un bambino. Certo. Però ecco, appunto, è stato un amore che mi ha trasmesso quasi involontariamente, perché ha visto che io stesso mi sono avvicinato a quel mondo iniziando a cantare un po' così. E questo, poi lui aveva, diciamo, due grandi passioni. Lui era un tifoso juventino, quindi era un grande tifoso di calcio, e poi la lirica, e poi ovviamente la famiglia. Ecco, queste erano le tre cose che lo motivavano di più a mio nonno. E sul calcio non mi ha passato quasi niente, cioè sono un fan della nazionale, nel senso, quando c'è la nazionale divento molto patriottico e mi piace seguirla, come mi piace Buffon, sono un fan di Buffon. però il calcio non mi è mai piaciuto tanto, e invece sulla lirica me ne sono subito innamorato fin da piccolo. Per assurdo, anche la passione per il film un po' me l'ha passata lui, anche se nella famiglia mia nonna ha lavorato 41 anni ai Cinecittà Studios, all'Istituto Luce, come segretaria di produzione. Mia madre era un'attrice di teatro, mia madre, prima che ovviamente poi stesse male, non ha potuto più farlo. Quindi in realtà sono nato in un contesto che era quello, insomma. Però anche lui un po' mi ha passato la passione per la regia, fra virgolette, perché lui era un amante dei film di una volta, i grandi classici hollywoodiani di Alfred Hitchcock, Gregory Peck, Cary Grant. Quindi anche quelli lui li iniziava a vedere per conto suo, e io mi accodavo, perché poi dove andava lui, io come una piccola paperina che segue il pavolo più grande, andavo anch'io, no? Poi dopo che se n'è andato, che purtroppo è scomparso nel 2010 per un infarto, è stato in realtà un modo per avvicinarmi ancora di più al suo mondo, perché iniziando a cantare ancora in maniera più professionale, fra virgolette, mi faceva sentire più vicino a lui. Ascolta Donato, io la tocco pianissimo. Ti hanno mai fatto pesare il fatto di essere figlio d'arte? Mi fa ridere questa domanda, perché ne parlavo proprio pochi giorni fa con un mio amico, no? Perché stavo raccontando alcuni aneddoti su appunto mia nonna, che stava nel cinema, che mi portava quando avevo un anno agli studi cinematografici di Cinecittà, e lui un po' mi ha detto, dice, ma stai sempre a dire che tua nonna appunto faceva cinema e fin da piccolo ti ha portato agli studi di Cinecittà, dice, basta, no? Perché pensava che me la stessi in qualche modo tirando, ma in realtà la maggior parte delle volte no, cioè non me l'hanno mai fatto pesare troppo, però alcune persone ci sono che magari non vogliono neanche sentire questo, però al giorno d'oggi, tanto come parli, caschi in qualche problema, cioè non dovresti stare zitto, tipo monaco tibetano, poi sono loro che interpretano i tuoi messaggi. Sei lanciato appunto anche nei documentari, una bella sfida, complimenti. Secondo te, sulla base della tua esperienza, si può dire che il documentario è rivolto ad un pubblico selettivo? Com'è oggi la visibilità di un documentario in un mondo dove i new media hanno preso il sopravvento? Io adoro anche i documentari, cioè io quando mi devo rilassare o mi metto Totò, perché sono un grande fan di Totò, quindi ovviamente mi faccio due risate, ma se mi devo rilassare senza neanche ridere, cioè qualcosa proprio che mi fa fare, diciamo, tipo rumore bianco, tipo reset del cervello, mi metto un documentario, che sia
naturalistico, che sia qualunque tipo di documentario, perché proprio vedere le immagini in movimento con una voice over fuori campo, no? Con una voce fuori campo, con magari delle musiche che ti spiegano poi delle cose molto interessanti, mi rilassa tantissimo. E ti dico, sì, è un pubblico selettivo, nel senso, in realtà non è che sono selettivi i documentari, è sempre ovviamente la popolazione, no? Chi li guarda, c'è chi è più sensibile ai documentari e chi no. Io conosco anche persone che proprio non li possono vedere, cioè si annoiano proprio, non riescono nemmeno 5 minuti. Tutto quello però dipende da persona a persona, non puoi farci niente, neanche, secondo me, è anche sbagliato fare degli esperimenti, perché sono stati fatti, di snaturare un documentario e renderlo un po' più docufilm, che poi sono degli ibridi, poi, che non, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. Ed è stato fatto appunto per venire incontro a chi magari riesce a godersi un'opera cinematografica con un inizio e una fine vera e propria, piuttosto che un documentario. Secondo me non va snaturato, secondo me è bello così. Io la passione per i documentari l'ho approfondita con la mia professoressa di cinematografia documentaria del DAMS, perché lei era molto brava a spiegare questo argomento anche spinoso, ci ha fatto vedere una filmografia bellissima e io lì ho deciso di girare qualche documentario, peraltro alcuni molto ovviamente in maniera indipendente, quindi zero budget, su argomenti che interessavano a me. Io per esempio, tra le mie tante passioni, mi piacciono i volatili. Non diciamo uccelli, non diciamo uccelli. Faccia protetta. La prima cosa che ho fatto appunto è stato girare un documentario su questo mondo, sul mondo dei diamantini di Gould, che sono una specie australiana in via di estinzione. E ho preso dei filmati d'archivio, ho realizzato delle riprese in degli allevamenti, anche perché ormai il diamante di Gould in natura è quasi impossibile da trovare, e ho fatto delle interviste ai maggiori veterinari esperti in questa determinata specie in Roma. E questo è stato il mio primo documentario. Poi ho fatto un documentario sul mio quartiere d'origine, che è appunto Cinecittà, e quella è stata un'esperienza un po' più interessante, perché avevo un committente, no? E quindi ero agitatissimo, perché poi riguardava la mia infanzia, il quartiere dove sono nato, e ovviamente poi mi avevano detto non puoi parlare di certe cose perché entri in politica, non puoi parlare di determinate altre cose perché fai delle denunce sociali, quindi avevo molti paletti, e però è stata una bella esperienza formativa. Lui è rimasto, cioè lui nel senso il direttore del municipio che mi ha commissionato questa cosa, è rimasto così fatto, e quindi in realtà è un mondo che mi piace tanto, però per assurdo ci vogliono secondo me più soldi, più dedizione, più attenzione sui documentari che non sulle opere di finzione. Ma una cosa, Donato, la visibilità dei documentari? Guarda, al giorno d'oggi è tutto un'arma a doppio taglio, nel senso sei favorito perché puoi farlo andare ovunque nell'etere, nel senso puoi metterlo su Vimeo, su varie piattaforme, online su Facebook, su YouTube, ovunque. Io preferisco farli viaggiare nel circuito dei festival, quindi io li carico su Film Freeway, che è una piattaforma più o meno gratuita, e li mando alla maggior parte dei festival, soprattutto internazionali, perché le opere italiane sono molto più apprezzate all'estero a livello internazionale, soprattutto le opere a zero budget, indipendenti, amatoriali, qui sono viste come degli esperimenti, dei giochi, delle cavolate, lì viene dato molto più peso. Quindi per esempio, per assurdo, il documentario sui diamanti di Gould da me ha fatto molto più successo nel Vietnam, vedendo i dati demografici, nei festival del Vietnam, che invece in Australia, dove c'è la specie in via di estinzione, perché non gli interessa nessuno probabilmente, oppure qui in Italia nessuno, quando andavo in giro a proporre, guardate, ho questo documentario fatto così, non gli interessa niente, dice che ci dobbiamo fare con i diamanti di Gould australiani. Non interessava. Invece per assurdo sono arrivato primo nel Laos Film Festival, che tu dici Laos, dici ma davvero sulle canoe c'hanno i computerini? Invece no, in Cambogia sono arrivato secondo su 400 classificati, ovviamente con poi voice over in italiano, non avevo neanche doppiato, ma sono solo i sottotitoli in inglese, quindi è interessantissimo. Poi è bello, no, perché in tutto il mondo è spettacolare. Su YouTube è pubblicato un remake in live action del cartone animato di Hunter, non so se qualcuno di voi lo ricorda, andava in onda su Europa 7 qui a Roma, e abbiamo fatto un remake in live action apprezzatissimo dai fan di City Hunter, e addirittura apprezzato dallo stesso mangaka,
fama internazionale, che è Tsukasa Ōjō, il maestro Tsukasa Ōjō, che è il creatore di Occhi di Gatto, appunto, ed è venuto a Romix qualche anno fa, e io sono riuscito a contattarlo e a dargli la mia copia sottotitolata, e lui l'ha apprezzata tantissimo e ci ha invitato in Giappone. Dovevamo andarci prima del Covid, poi purtroppo è scoppiato il Covid e non siamo più andati. Invitiamo i nostri follower a seguire il tuo percorso come artista, okay. E anche a seguire noi e guardare i nostri prossimi video. Quindi un saluto, certo, a tutti, alla prossima, e talkers a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie.